Allora, domenica scorsa si è svolto un convegno, sabato scorso, non domenica, sabato 7 si è svolto un convegno a Caltagirone promosso dall'Associazione Pro Santo Pietro, riconversione dell'ospedale per le terapie riabilitative ortopediche del Gravina Santo Pietro in REMS, vantaggi e svantaggi per il territorio e la collettività. Ne parliamo col presidente dell'Associazione Pro Santo Pietro, l'architetto Fabrizio Alparone, e con il componente del direttivo, posso dire così? Vicepresidente. Vicepresidente Giovanni Internullo. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Grazie a lei. Com'è andato? È andata, devo dire, siamo molto soddisfatti di come è andata. Siamo soddisfatti perché c'è stato la parte questa di approfondimento è stata tenuta da dei relatori importanti che hanno affrontato l'argomento sia dal punto di vista delle opportunità turistiche che il territorio offre. E poi si è passato invece ad analizzare questo progetto che vede il trasferimento dell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto a Santo Pietro. Ed è stato, siamo anche molto contenti per la numerosa Queste sono le parte. immagini Sì, queste del sono le convegno, molto immagini. affollato devo dire, C'è dai. stata una bella partecipazione, devo dire, delle forze dell'ordine, dei nostri rappresentanti politici Gli locali, agricoltori. gli agricoltori, i residenti. E anche molti psichiatri, oltre ai relatori, che sono venuti e hanno argomentato proprio sull'aspetto appunto che attiene a questo percorso riabilitativo che i pazienti e i detenuti dell'OPG dovranno intraprendere. Cosa ne è venuto fuori? Chiaramente ne è venuto fuori un approfondimento delle opportunità che offre dal punto di vista turistico, grazie anche agli interventi della dottoressa Alessandra Foti, che ha evidenziato come sono state fatte delle cose a Santo Pietro, non ultimo i lavori di ristrutturazione della stazione sperimentale di granicoltura che prossimamente dovranno completarsi e di quante opportunità ci possono essere anche grazie ai finanziamenti europei e anche alle azioni mosse dal GALCALAT. L'intervento anche della dottoressa Vera Greco, che è il direttore del Museo Museo della regionale ceramica. Ceramica, dottor Bevacqua ed altri, dell'ingegner Francesco Cancellieri, che ha fatto anche una video intervista che poi ha messo su YouTube. E quindi ad evidenziare le grandi potenzialità che questo territorio ha. Poi si è passati invece a discutere sul progetto. Ringraziamo, devo dire, il dottore Giuseppe Fichera, che è il direttore del Dipartimento Salute Mentale di Catania, che devo dire era la persona con cui, assieme al dottore Fortunato Parisi, alle quali abbiamo potuto fare delle domande per cercare di capire questo progetto che cosa prevede e in che cosa consiste. E lo ringraziamo perché devo dire che il dottor Fichera è riuscito a stare fino alle 3:20 a disposizione di tutti quelli che durante la giornata hanno avuto modo di fare delle domande. Cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che a nostro giudizio, ma credo che non è più solo a nostro giudizio, è un progetto fatto in una maniera, come dire, molto veloce, è un progetto che, ci sta venendo imposto, e come tutti i progetti che vengono fatti senza coinvolgere il territorio e anche in maniera molto veloce, ha diverse lacune. Le lacune in che cosa consistono? Non noi, ma gli psichiatri che hanno argomentato durante il dibattito hanno evidenziato come ad esempio il professore Antonio Virzì della Facoltà di Medicina di Catania ha evidenziato come le REMS non sono il percorso ottimale per poter far recuperare queste persone e che anzi viceversa devono essere distribuiti nel territorio nelle strutture che già vi sono. Lo stesso, dello stesso avviso è stato l'intervento della dottoressa Sotera che ha evidenziato come come dire, andare a convogliare tutte queste forme di patologia in un unico territorio è certamente il percorso meno indicato per poter garantire il recupero dei soggetti, dei malati psichiatrici, ma soprattutto significa andarli a ghettizzare. Ha sottolineato, e questo ci ha fatto molto piacere, anche un altro aspetto. Qualcuno ha avuto modo di dire che da parte dei residenti di Santo Pietro il non volere
la REMS nella struttura ospedaliera, in qualche modo è come fare una certa discriminazione delle persone che hanno questo tipo di patologie. Ecco, la dottoressa Sotera ha sottolineato come questa cosa non deve essere, questo messaggio non deve essere permesso di passare, perché i residenti di Santo Pietro hanno dimostrato e dimostrano come si è riuscito a creare un ottimo rapporto con i pazienti della CTA di Santo Pietro, e che hanno aiutato e aiutano più volte anche nelle cose pratiche, nei lavori di giardinaggio, di aiuto alle persone che sono ricoverate. Quindi questo è stato un aspetto che ci ha fatto molto piacere, che proprio la dottoressa Sotera ha evidenziato. Così come ha evidenziato che quando 21 anni fa venne aperta la CTA a Santo Pietro, il contesto era totalmente diverso rispetto a quello che c'è ora, perché era un contesto vissuto, c'erano ancora le scuole, c'erano i locali, c'erano le persone che andavano a vivere non soltanto il fine settimana a Santo Pietro, e quindi c'era, le persone ricoverate nella CTA avevano la possibilità di, come dire, interagire con i residenti e vivere in un contesto urbano, certo, e quindi migliorare il percorso di recupero. In 21 anni questo non c'è più, e Santo Pietro sta via via diventando sempre più abbandonato. Certamente il timore di andare a far diventare il Santo Pietro un borgo delle patologie psichiatriche sicuramente faciliterà lo spopolamento del territorio. Viceversa, di questo avviso lo è stato anche il dottor Interlandi, sarebbe più giusto che queste persone fossero più vicine al territorio urbano, in modo tale che le persone possano avere la possibilità di un confronto maggiore con, come dire, la vita ordinaria. E ancora di più, non è con le REMS che si riesce ad aiutare queste persone, ma semmai suddividendo nel territorio catanese, in tutte le strutture che già ci sono, le persone che dovrebbero essere dimesse dall'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto. Questo comporterebbe minori spese per la sanità e soprattutto maggiori garanzie di recupero di questi soggetti. Devo dire soddisfatti, perché dopo questo la possibilità di aver approfondito gli argomenti, ci sono stati diversi interventi, hanno partecipato diversi nostri rappresentanti politici, anche se a onor del vero in questa sede vogliamo anche chiedere scusa, perché il dibattito si è protratto molto, perché l'argomento è stato sviscerato sotto tutti i punti di vista. E abbiamo visto che ci sono stati diversi nostri rappresentanti politici, tra cui l'onorevole Falcone, l'architetto Sergio Gruttadauria, ma anche altri, Andrea Bizzini, che seppur presenti durante il dibattito, poi chiaramente intorno all'una sono dovuti andare via, anche perché sapevo che c'era pure, credo, a Mazzarrone un incontro in cui si parlava sull'IMU, per cui... Però volutamente abbiamo prima fatto parlare gli esperti del settore e poi dopo, in base all'approfondimento. Però abbiamo registrato, ecco, da parte di tutti quelli che erano presenti, la stragrande maggioranza che dei nostri rappresentanti politici che sono contrari, per cui penso all'onorevole Cappello, penso all'onorevole Gino Ioppolo, penso pure al professore Navanzino nella sua qualità di presidente del Confartigianato, che anche lui ha sottolineato come Santo Pietro potrebbe essere una risorsa importante, certo, ma che va rivisto nel suo complesso il rilancio del territorio di Santo Pietro. Ma anche Marco Failla, che ha fatto il nostro consigliere comunale, che ha fatto un intervento anche molto appassionato contro questo progetto e dell'importanza di tutelare i residenti e di rilanciare il territorio. Interventi anche fatti dal dottore Luigi Failla, che in qualche modo però lui è favorevole un po' a è contrario alle REMS, perché li ritiene una sorta di, anche lì, strutture detentive, ghettizzanti. Però in qualche modo, cioè, il progetto di avviare questa struttura a Santo Pietro è pur sempre un'opportunità per il territorio, perché darà posti di lavoro, eccetera.
Noi al riguardo abbiamo qualche perplessità, perché la perplessità di vedere questo progetto come un progetto per il territorio, voglio dire, possiamo benissimo averla, perché se ci confrontiamo con la struttura che già c'è, la CTA. La CTA, che è una struttura che funziona molto bene, ma che ha delle grosse difficoltà economiche, addirittura non gli sono state garantite le derrate alimentari, non avevano avuto neanche i soldi per poter pagare il gasolio. Quindi, una delle cose che al nostro avviso emerge, in questo momento c'è un progetto molto ambizioso, quello di realizzare questa grande struttura per la gestione delle malattie psichiatriche. Ma come qualunque progetto, bisogna vedere poi la sostenibilità del progetto, perché oggi ci possono essere dei fondi per realizzare un'opera, ma poi nel tempo la devi poter gestire. Ora, ci viene molto facile, confrontandoci con quello che è la realtà sanitaria a Caltagirone, dove diversi reparti sono stati chiusi, sono stati fatti dei lavori importanti, ma ci sono dei reparti che sono vuoti. Ecco, il rischio è che venga fatta questa struttura, ma che poi dopo non ci saranno le somme per gestirla come si pensa di fare. E allora poi queste persone ricoverate, come verranno gestite? E ancora di più, la sicurezza di questa struttura, la sicurezza per i pazienti, ma anche per il territorio, come verrà garantita? Perché questo aspetto nessuno ce l'ha chiarito durante il dibattito. Cioè, l'aspetto della sicurezza di persone che sono in questo momento detenute in strutture carcerarie e sono considerati soggetti a elevata pericolosità sociale. Quale garanzia abbiamo? Tra l'altro, il giorno prima del convegno abbiamo appreso che il 5 marzo c'è stata un'evasione, una tentata evasione di un detenuto nell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto. 3 giorni prima, a Montelupo Fiorentino, è scappato un altro dall'OPG. Ora, l'OPG è un carcere, quindi ci sono tutti i presidi di sicurezza, come si chiama, i questurini, cioè, il personale addetto al controllo. Quindi se riescono a scappare se sono riusciti a scappare da quelle Che strutture, sono a Santo, carcerari, che sono diciamo. carcerari, nella REMS, che non sono previsti per legge i presidi di sicurezza, che la norma dice, ove necessario, in funzione alla dotazione finanziaria. Che cosa succederà? Non ci risulta neanche, almeno non è stato detto durante il dibattito, accordi, eventuali accordi presi con la prefettura. Quindi, ecco, lei poco fa mi faceva la domanda, come è andata? È andata bene in termini di riscontro delle Organizzazione di persone, risposta, eccetera, cose come. però i problemi ci sono. E allora, a fine della giornata, che cosa abbiamo potuto fare dopo aver ringraziato tutti i partecipanti? E lanciare un appello, visto che è emerso che questo progetto, come dire, crea tutta una serie di preoccupazioni dal punto di vista dello sviluppo del territorio, dal punto di vista della sicurezza dei residenti e dal punto di vista anche della sicurezza e della garanzia di recupero dei soggetti ricoverati. Allora, se ci sono questo tipo di perplessità, a questo punto la politica deve fare la sua parte. Certo. Necessariamente deve farla, perché qua si parla di, come dire, problemi concreti, importanti, che riguardano una collettività, e quindi la politica certamente dovrà fare la sua parte, e noi ci aspettiamo che sia conseguenziale a, voglio dire, a quello che, all'impegno che ha preso durante la giornata. Io sono convinto però, dato che tutte le forze rappresentanti istituzionalmente il territorio, la deputazione, i consiglieri comunali, credo che ci fossero anche gli amministratori, Sì, se erano c'è il tutti, sindaco e anche lui ha manifestato se contro tutti questo hanno progetto. la stessa filo, lo stesso filo di Arianna, nel senso che tutti perseguono questo obiettivo, tutti asseriscono che la REMS là non ci deve essere, risolto il problema, credo, giusto o no? Internullo? No, voglio dire. Dovrebbe essere così. Allora, Scusa, io voglio dire, abbiamo condivido. i nomi di tutte le istituzioni, la deputazione, i consiglieri comunali, trasversalmente, maggioranza, opposizione e quant'altro. A questo punto, siccome stiamo parlando del territorio, stiamo parlando di casa mia, se io non sono d'accordo a far entrare il cane a casa non Non deve entra, entrare, giusto certo.
o no? In questo caso non è così, non è così. Perché noi ci siamo trovati di fronte intanto un muro di gomma da parte dell'ASP che va dritta come un treno perché ha i suoi problemi da risolvere. E li risolve a casa mia. Sì, fondamentalmente loro hanno un'esigenza, chiudere tutto entro il 31 marzo o comunque parzialmente per evitare di incorrere in sanzioni e per evitare anche che vengano commissariati, perché le ASP inadempienti verranno commissariate da Roma. E quindi questo è il loro problema. Delle istanze del territorio e dell'opportunità di fare una struttura di questo tipo in un territorio che già è fragile, perché noi non è che non ne abbiamo, non ne accogliamo disagi dagli extracomunitari, abbiamo una struttura al fondo Sturzo che ospita detenuti, insomma non ci facciamo mancare niente, a Santo Pietro c'è una struttura per tossicodipendenti, ce l'abbiamo già ed è anche abbastanza satura. Abbiamo circa 200 assistiti malati psichiatrici nel nostro territorio. Allora il problema è che il terreno è fertile. No, il problema lo sa qual è? È che da parte dell'amministrazione regionale non c'è, a parte l'arroganza di imporre delle decisioni dall'alto senza dialogare con un territorio e anche con i loro rappresentanti, perché lei dice bene, siamo tutti d'accordo ad essere contro questa decisione e certamente non per motivi discriminatori, certo. Perché si figuri, se gli stessi psichiatri sono contrari, lo stesso padre Inzana, che è il cappellano dell'OPG, sostiene che non è necessario fare le REMS perché possono essere benissimo spalmati questi 80 pazienti detenuti all'OPG. Ce ne sono circa 18-19 che sono realmente molto pericolosi. E quindi perché poi va fatta proprio questa distinzione, come dicono gli psichiatri. Un conto è il matto criminale e un conto è il criminale matto. Il matto criminale è una persona che ha un problema psichiatrico e magari o perché ha rifiutato la terapia o perché ha avuto un picco nella sua malattia e commette un crimine, automaticamente viene classificato come criminale. Certo. Ma chi è criminale alla base? Oltretutto di recente è stato fatto anche uno studio che chiarisce che il 20% dei criminali soffrono di un disturbo psichiatrico. C'è uno studio inglese fatto di recente, ho letto King's College di Londra. Esatto. E quindi i criminali matti, chiaramente quelli sono ad elevata pericolosità sociale. Questi 19 possono essere benissimo assorbiti nella struttura di Naso, che è l'unica REMS effettivamente già pronta. Tutto il resto potrebbe essere tranquillamente Naso in provincia di Enna, se non è errato. Credo Messina, credo. Ah, vero, Messina. Credo Messina. Vero, Messina. Tutto il resto potrebbe essere tranquillamente spalmato sulle strutture del territorio siciliano, perché le case famiglie, abbiamo, diciamo, CTA private, certo, e quelle pubbliche, e le case famiglia per quelli che, certo, non hanno la, certo, necessità di, o che non devono, non hanno misure restrittive, non sono agli, certo, arresti domiciliari, insomma tutto questo. Quindi la REMS a tutti i costi non si capisce bene perché debba essere fatta. Oltretutto questo progetto ci ha lasciato un pochino perplessi, anzi molto perplessi, perché è stato detto che Santo Pietro diventerà una cittadella del benessere psichiatrico. È una cosa che fa rabbrividire, perché concentrare una grande spa all'avanguardia. Sì, sì, ma considerando se siamo, il progetto è ambizioso, ci possiamo prenotare. Vabbè, lei se si vuole prenotare una camera. Non ho bisogno, diciamo, ormai io. Ah, vabbè, non si sa mai. No, ma voi, pensate a voi che state là, diciamo. Lo vengono a fare per voi che state là, Santo Pietro. Scherziamo, infatti, ma voglio dire, scherziamo, ma non troppo, no. Perché quando mi si dice che all'interno di questa struttura verrà realizzato un ristorante, quindi cosa facciamo? L'ASP va a fare concorrenza a quei due ristoranti che ci sono, due o tre ristoranti che ci sono là, e che quindi
Che verrà fatto una zona dove alloggiare per i parenti, quindi chi è che ha una struttura, diciamo, ricettiva, è pressoché inutile. Quindi l'incompatibilità con la vocazione di quel territorio, turistica, ambientale, snaturata. È totalmente snaturata. Cioè. Ma questo potrebbe essere un problema superabile, perché la priorità va agli ultimi, giusto? Cioè. I malati psichiatrici. Il problema è che queste strutture non rispondono neppure a questa esigenza. Quindi, se il bene del territorio non lo stanno facendo, il bene dei malati psichiatrici non lo stanno facendo, il bene di chi questa struttura sta prefigurando? Questa è la domanda a cui non riusciamo ad avere risposta. Durante il convegno c'è stato, non mi ricordo chi, però è stato detto che i malati psichiatrici delle REMS poi vengono dimessi e costano 200 euro al giorno per essere accolti nelle varie strutture. Complimenti. Quindi stiamo facendo un salto di qualità rispetto a... Salvini avrà tanto argomenti da trattare anche su questo argomento. E questa cosa qui onestamente ci preoccupa molto, perché... Che l'ospedale vada trovata una collocazione per quell'ospedale, che sono stati spesi 11 milioni di euro per rilanciare il polo riabilitativo, a quanto pare inutilmente, perché il polo riabilitativo c'è chi sostiene che deve essere trasferito a Caltagirone. E questa tesi è sostenuta sulla base del fatto che, non essendoci là un presidio di primo soccorso cardiologico, chiaro. Però io anche nella mia infinita ignoranza mi chiedo, ma un malato psichiatrico rispetto a uno che si è rotto una gamba ha meno o più possibilità di avere un infarto, considerando anche che ha tanti farmaci molto più pesanti da digerire rispetto a chi è che fa una riabilitazione ortopedica? Quindi qualcuno l'ha pure detto che si era sentito preso in giro durante questo convegno, l'ha detto anche a chiare lettere. Se il bilancio deve essere fatto sulla base dell'evento, diciamo, è andato bene. Sulla base dell'esito dell'evento, a mio avviso c'è da preoccuparsi molto, perché non ricordo se Fabrizio le ha puntualizzato anche l'aspetto della strutturale della riqualificazione della foresteria e della riqualificazione che poi avverrà dopo. In questo momento c'è il bando per i lavori di adeguamento della struttura della foresteria, che dovrebbe accogliere i primi detenuti dell'OPG. Noi l'abbiamo visto, l'abbiamo scaricato e abbiamo visto come questo progetto denota una voglia di fare tutto molto velocemente. E quando le cose si fanno velocemente non vengono fatte con le dovute attenzioni, per cui si prevede ad esempio di dover andare a fare una recinzione che in qualche modo cinge una parte relativa alla struttura, alla foresteria, una recinzione fatta con pali di cemento presso vibrato che hanno uno un impatto fortissimo rispetto alla tutta l'architettura dell'edificio, tra l'altro di notevole pregio architettonico, ma poi a un'altezza di 2 metri abbiamo anche delle perplessità che possano impedire alle persone di poter scavalcare. E l'abbiamo fatto notare questo, cioè fare attenzione anche all'aspetto architettonico. Durante gli ultimi lavori, per cui sono stati spesi 11 milioni di euro, l'edificio è stato sfregiato dai canali di climatizzazione messi sui prospetti principali. Ora è chiaro che magari da Palermo non si ha la sensibilità, cioè, di che cosa significa quell'edificio per il nostro territorio, ed è chiaro evidenziarlo. Quindi anche i lavori di ristrutturazione, certo, che vengono fatte, che non devastino, voglio dire, una nostra struttura. È di proprietà della regione, ma è una nostra struttura, chiaro, fa parte della nostra storia. Chiaro. Comunque, la convinzione, noi l'avevamo avuta chiara allorquando è stato presente qui l'assessore Borsellino,
che è intervistata per noi da Mariano Messineo su questo argomento, non c'erano problemi, era tutto fatto e tutto sta andando in porto. Questo. E questo è il muro. Ma infatti gomma. Noi per questo ci aspettiamo che i nostri rappresentanti politici. Voglio dire, se ora tutte le istituzioni presentano. Ma facendo questo convegno, lavoro di squadra. Davanti a tutto questo convegno, oltre che il problema, caro ingegnere architetto Fabrizio, il problema è che non abbiamo un'autorevolezza presenza in città. Cioè non c'è nessun organismo nella città di Caltagirone, nel territorio del Calatino in questo momento, che può andare a battere i pugni. Quindi questo è l'anello debole per ora della Sicilia. Vero è che la regione può programmare, ma è anche vero che deve concertare con i territori, certo, con le rappresentanze istituzionali. Qui invece rappresentanze istituzionali non ce ne sono, tutto sta filando liscio. Ma guardi, come arrivano nottetempo i pullman dei minori non accompagnati e l'amministrazione non sa niente. Stessa cosa sta accadendo con questa vicenda, dove i consigli comunali straordinari sono stati convocati, hanno deliberato alcuni documenti, ma inascoltati, neanche discussi, dico di più, neanche presi in considerazione. Questo però è il concetto. Ascolti, l'amarezza, lo dico con. No, ma ha ragione in questo. Questo è. Ha ragione, però c'è ci da, manca la rappresentatività. C'è da quindi fare anche una precisazione su questo punto. L'amarezza di cui parla lei è anche legata a certi atteggiamenti di supponenza, supponenti di quasi tutte le forze politiche, al di là delle forze di governo. Vabbè, lasciamo che, stare, che potrebbe essere in generale stiamo parlando, che poi l'amministrazione ha preso una posizione, c'ha una delibera di giunta, due delibere consiliari, ha presentato un documento, sta chiedendo un incontro urgente, ha detto pubblicamente il sindaco, ok, ma in passato anche i deputati di opposizione facevano le loro istanze. Il problema generale è un altro, direttore, a mio avviso il problema è un altro. Il problema è che a Palermo c'è un'incapacità di mediare con i territori, perché per quanto una decisione possa essere inevitabile, possa essere urgente, possa essere utile, debba rispondere ai dettami di una legge dello Stato, per quanto sia così la situazione, coi territori si discute sia con le opposizioni che con le forze di governo che ti sostengono. Se in coro, all'unisono, dalle forze di opposizione alle forze di governo, tutti non sono d'accordo su questa collocazione della REMS a Santo Pietro, in più si aggiunge un parere scientifico inequivocabile da parte degli psichiatri, dall'altra parte c'è solo un muro di gomma. Quindi risiede da un'altra parte il motivo. Non lo so, io la leggo così. Io, se a casa mia stabilisco che non deve entrare il cagnolino, non entra il cagnolino. Ma lei pensa che in passato, sto portando l'esempio, giusto, no? Che in passato i politici di Caltagirone, e non mi riferisco solo al recente passato, anche al passato chiamiamolo remoto, Caltagirone fosse ben voluta nel circondario, cioè, aveva la capacità di difendere ma c'era anche rispetto, rispetto da per parte ma anche da parte dell'interlocutore. Ma chiaro, perché c'era dall'altro lato un cosa interlocutore che non c'è. E se manca l'interlocutore, il rispetto di chi è? Di tutti, quindi di nessuno. Ma questo il rivendicare il rispetto spetta a tutti. Adesso diciamo che in questo convegno è emerso un aspetto da questo punto di vista. Sembra che si sia un attimino risvegliato l'amor patria per il nostro territorio. Lo stesso deputato onorevole Gino Ioppolo ha fatto un appello, ha detto uniamoci, facciamo una delegazione, andiamo a parlare con l'assessore, parliamo con il presidente Crocetta e manifestiamogli la nostra posizione. Dall'altra parte il sindaco propone un'alternativa che è quella dell'IPAB, giusto o sbagliato che sia. Diversi rappresentanti politici hanno manifestato di volere essere conseguenziali, diciamo, a questa cosa, cioè di prendere delle posizioni contro. Certo, l'IPAB, portiamo praticamente la REMS all'IPAB di Caltagirone.
Allora, le soluzioni possono essere diverse. Però il punto è che la REMS si deve fare. Questo è quello che ci è stato detto. E l'hanno detto chiaramente. La faranno a Santo Pietro e la vogliono fare a Santo Pietro. Ormai è assodato, amico interno. È questo atteggiamento supponente che è inaccettabile. È assodato cosa? È assodato, nel senso allora, che ormai l'hanno deciso. Se i ragazzi del Nomuos avessero pensato questo, non sarebbero arrivati a una sentenza del TAR. No, ma io dico lottiamo, giusto? Lottiamo e stiamo là. Va benissimo. Però evitiamo di dire che ci dobbiamo rassegnare. Questo è quello che penso. No, chi sta parlando di rassegnazione? Io sto semplicemente stigmatizzando additando il fatto che non c'è un'autorevolezza per cui ponga Caltagirone nelle condizioni di andare a battere i pugni e farsi ascoltare. Questo è quello che mi sta preoccupando. Chiaro o no? Certo, è chiaro, certo. È chiaro il mio concetto. Cioè, voglio dire, qui praticamente arrivano. Qui nottetempo, mesi fa, sono arrivati pullman con minori non accompagnati e nessuno ne sapeva niente. Perché di questo si trattò, almeno dalle dichiarazioni. Non è tollerabile una cosa del genere. Giusto? Una cosa del genere non è tollerabile. Anche in questo caso è stato scelto dalla regione siciliana che il REMS deve nascere a Santo Pietro, però di converso si trova le istituzioni, il sindaco a parole o con le carte, il consiglio comunale con la parole, con le carte, i cittadini, i movimenti e compagnie che non la vogliono. Ma quanto mai avete interloquito, quanto mai vi siete confrontati, quanto mai siete stati ascoltati? Questo vuol dire che praticamente nessuno ha tenuto conto né delle determine del Consiglio Comunale, né delle determine di Giunta, né degli interessamenti. Vuol dire che non valiamo assolutamente un accidente. E lei pensa questo che... Non vuol dire rassegnazione, questa è una denuncia che sto facendo. Ma lei pensa che... Anzi, quello che fate è ammirevole. Per qualche altra forza politica... Non sto parlando di forza politica, sto parlando qui di rappresentatività. In generale. Di peso in generale, il peso specifico di Caltagirone oggi rispetto alle altre istituzioni è zero, perché non ci sono interlocutori e quindi chiunque decide per conto di questo territorio. Questa è la denuncia che sto facendo, anzi ammirevole che privati cittadini si stanno ponendo il problema e sanno che il 31 marzo si va incontro a questo. Ma non è che possono le istituzioni mettersi il cuore in pace solo perché hanno fatto un consiglio comunale straordinario o solo perché hanno fatto una delibera di giunta e compagnia. Non basta. Certo, adesso... Non basta. Vabbè, speriamo, vediamo un pochettino a seguire la cosa. Grazie intanto di essere stati qui con noi. Grazie. Riteneteci a disposizione di strumento per quello che possiamo. Per quello che può servire a divulgare le posizioni anche dell'Associazione Pro Santo Pietro. Grazie. Che sta a noi a cuore Santo Pietro, anche se non la viviamo più, come lo sappiamo. Quando eravamo ragazzini ci andavamo a passare le vacanze in estate, diciamo. Ma magari prossimamente tornerà, perché speriamo. Questa è la parte quella meno divertente della nostra azione, però ora stiamo riprendendo con la programmazione, per cui poi magari avremo piacere di invitarla. Con piacere, come avete già fatto in un'altra occasione. Sì. Grazie al Presidente e al Vicepresidente dell'Associazione Pro Santo Pietro, l'architetto Fabrizio Alparone e il Giuseppe Giovanni Internullo, che vive a Santo Pietro perché ci opera, mi pare, vero? Benissimo, ok, grazie. Grazie a lei. Allora, chiudiamo questa trasmissione, vi ringrazio la cortese attenzione. Appunto, siamo andati in onda di martedì e non di lunedì. Ci rivediamo giovedì prossimo alle ore 21, più o meno saremo sempre là. Grazie, buon proseguimento e buona serata. Questo è tutto.